Se ti dico Strakitund, a cosa pensi? Cosa? Strakitund. Che film è? Uno zaino. Devo dire il nome di un cibo orientale o... Penso a qualcuno molto stanco. Dovrebbe essere qualcosa che c'è dentro il formaggio. Un cibo giapponese. Mi viene in mente il Medio Oriente. Allo stracchino. Un formaggio. Formaggio e... qualcosa di tondo. Allo stracchino. Stracchino. Stracchino, taleggio. Allo stracchino. Stracchino rotondo. Uno stracchino rotondo. Qual è il formaggio bresciano allo zafferano? Già lo zafferano. Zafferano e zafferano. Non è un formaggio. Non lo conosco, mi dispiace. Non l'ho mai mangiato. Strakitund. Ah, non lo so. Me ne viene in mente un altro, ma non è bresciano. Sì, lo so. Zafferun. Lo so perché lo odio. Non lo conosco. Non mangio formaggi. Bresciznano. Lagos. Se ti dico salva cremasco, a cosa pensi? Salvare un cremasco. Salva cremasco dovrebbe essere un paese. Cremasco, crema. Non ho idea. Un salame. Penso a un salame. Qualcosa che ci serve un crema. A un formaggio. Latte speciale. Forse la crescenza. Cos'è un vino? Un formaggio di crema. Un dolce a base di crema, che ne so. Salva un cremasco e un altro formaggio. Sarà un altro formaggio. Che formaggio di Cremona. È un formaggio? Aveva una conservazione invernale che gli dava da mangiare anche nei momenti in cui non ne avevano. Che cos'è il violino di capra? Il violino? È un formaggio a forma di violino. Oh, un formaggino anche questo sarà a forma di violino, no? Non esiste. Sempre il formaggio. Sarà un formaggio? Sarà un formaggio. Verrà dalla capra. È il prosciutto di capra, poi però. Un liquore. Sarà un formaggio di capra? Un tipo speck. Non lo so. È un prosciutto fatto con la coscia posteriore della capra. Che cosa sono i missultit in dialetto comasco? Missultit? E tu hai una salda, non gli puoi chiedere la roba comasca, scusa, Un miscuglio. Potrei dire un involtino. Un primo. Cosa c'è come un lago? Pesce. Non sono mica dei pesci. Se vuoi cucinarli, dove vai a comprarli? Ma ci lo troviamo nel supermercato? Dal salumiere. Come? Ma ce l'hai? In un pastificio? In fruttivendolo. Pesci vendolo. Gastronomia? Macelleria. Penso in macelleria. Cosa mangi quando ti offrono del pannerone? Mai offerto. Cosa mangio? Non è un pane, è un pane. Pannerone, del pane bruciato sicuramente. La panna col palmeido. È un formaggio? La pagnotta, cos'è? La pagnotta con l'uva? Un tipo, penso, di panettone. Tipo un dolce duro. Pane? Del pane cotto a legna. Penso, se quello che diciamo noi in dialetto è la panna. Un formaggio pieno di panna. Mi verrebbe in mente un panettone. È un dolce a base di formaggio. E il panerone è un formaggio dell'Lodigiano. Luganega, si beve, si griglia o si spalma sul pane? Per me sono di tre. Io l'ho sentita mangiare in tutti i modi. Si griglia. Mi dà più la vaga impressione che sia qualcosa da spalmare. È una salsiccia che si spalma sul pane. Si beve. Si griglia. Si griglia. Palma sul pane. Si griglia. Si griglia. La Luganica si spalma sul pane. La salsiccia. Mi sa di qualcosa da bere. Beh, si griglia. Si beve. Un insaccato che usavano le truppe romane per la sopravvivenza. La Luganica, il risò con la Luganica, non c'è bisogno che lo traduca. Ci dici che cos'è lo sforzato della Valtellina? Sforzato? Non è un vino. O un formaggio o un vino. Un vino. Una carne. Sarà un salume? Sarà un vino. Sarà uno spezzatino da mettere sulla polenta. Vino. Un formaggio? No. Sarà sempre un formaggio, presumo, no. È un vino speciale. È un vino, questo lo conosco. No, è un vino, sì. È un salume. Tra un vino. Il vino. O un formaggio, non si scappa. Vino. Vino. Sono astemia. Sì, ma è un vino che conoscete solo voi. E lui, ho indovinato o no? Che cose difficili. Quando è che si è andato a chi mi state prendendo in giro. Non sono neanche una. Non
non lo so, qui zero mi danno. Quelli sono troppo difficili. Mi insulta se non la so. Non so proprio niente questa cosa. Che figura. Non ne so neanche una.